Cosa significa essere un leader oggi? Significa mettere i propri colleghi nelle condizioni di dare il proprio massimo. Cosa significa essere un leader oggi? Tra le tante capacità che secondo me un leader deve avere, mi piace evidenziare oggi la capacità di coltivare le diversità nei team e creando valore proprio da queste differenze. Cosa significa essere leader oggi? Essere leader oggi significa avere coraggio di prendere decisioni, con prudenza, con rispetto, diciamo, nei confronti dell'individuo e della natura, ma mai fermi. Cosa significa essere leader oggi? Leader oggi significa soprattutto, secondo me, una grande umiltà nell'avere i propri collaboratori trattati come una famiglia, come mi ha insegnato il mio bisnonno, che da sempre ha avuto questo tipo di approccio con i suoi collaboratori, con i suoi dipendenti, con i suoi operai. Quindi tanta umiltà, tanta collaborazione e tanta voglia di fare bene insieme. Che cosa significa essere leader oggi? Essere in ascolto, umili e pronti a cambiare idea se qualcuno ti fa notare che quello che fai non è in linea con quello che sono le aspettative. Cosa significa essere un leader oggi? Essere un leader è soprattutto non fare le cose cattive che ti hanno fatto a te durante la tua carriera professionale. Cosa significa essere un leader oggi? Significa saper ascoltare il proprio team, fare lavoro di squadra e fare in modo che le eccellenze emergano come esempio per tutti. Cosa significa essere leader oggi? Io sono cresciuto con il motto della mia famiglia, che omnia labor vincit, quindi la fatica vince tutto, quindi rimboccarsi le maniche e fare tanto sempre. E poi si può sempre fare meglio, quindi con la sfida di fare cose nuove. E poi chiaramente la leadership comporta per me l'importanza di un gioco di squadra, quindi lavorare molto sulle persone, con le persone, essere linea guida, essere leader perché gli altri ti riconoscono leader, perché li fai lavorare bene con te, e questo è un po' il segreto del successo di tante cose che ho seguito. Cosa significa essere leader oggi? Progettare il cambiamento e cercare di realizzarlo coinvolgendo più persone possibile, persone diverse tra di loro, non dello stesso genere, non delle stesse idee, non dello stesso paese, ma diverse, perché la diversità arricchisce e guarda meglio al futuro. Cosa significa essere un leader oggi? Beh, questa è una domanda da $1 milione. Per me essere leader oggi vuol dire fare un atto di coraggio, cioè vuol dire poter dare l'esempio, assumersi il rischio di questo momento sicuramente economico molto incerto e delicato per tutti, per trasmettere dei value, quindi dei valori di crescita, di investimento soprattutto nelle risorse umane a lungo periodo. Quindi essere promotori sicuramente di una cultura, di uno sviluppo e di un senso di affidabilità e correttezza. Cosa significa essere leader oggi? Significa avere i piedi per terra ma l'immaginazione rivolta al cielo. Cosa significa essere leader oggi? Significa dare poche priorità chiare e condividerle con le persone, motivarle a combattere, a impegnarsi, a sbloccare la passione delle persone per la propria azienda, ma soprattutto per chi come noi lavora nel farmaceutico, per i pazienti che l'azienda serve. Cosa significa essere leader oggi? Oggi significa ancora di più essere leader stando a contatto con tutte le persone, essere il più umani possibile e condividere la quotidianità dell'azienda a 360 gradi con tutti.